Parliamo adesso dell'articolo 648, cioè della ricettazione. Secondo questo articolo, fuori dei casi di concorso di reato nel reato, chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni con la multa da 516 euro a 1.000 a 10.329 euro. Poi ci sono le aggravanti. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata, ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato, ai sensi dell'articolo 625, primo comma. La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa fino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Allora, la ricettazione che cos'è? Parliamone prima così, molto in generale. E si tratta dell'acquisto in senso lato di beni di provenienza illecita o nell'intermediazione per farli acquistare. Quindi c'è proprio questa situazione di voler evitare che beni di provenienza illecita circolino ulteriormente rispetto alla messa in circolazione che avrebbe fatto lo stesso autore del reato. Quindi un soggetto acquista un bene di provenienza illecita o per un uso suo oppure per rivenderlo a sua volta, quindi traendone un profitto alla fine da questa situazione, anche se lo scopo di profitto non è espressamente previsto dall'articolo 648. Quindi in generale è questa la ricettazione. Adesso andiamo a vedere più in particolare le questioni. Prima di tutto l'oggetto giuridico del reato. Qual è l'oggetto giuridico del reato, il bene giuridico protetto? Beh, c'è una tesi che è quella tradizionale, e che è quella giusta probabilmente, che dice che in realtà il bene giuridico protetto è il patrimonio del delitto presupposto, perché noi abbiamo visto che c'è sempre un delitto presupposto. E l'autore di questo reato poi trasferisce questo bene a qualcun altro ancora, normalmente accade così. E quindi si ritiene è il patrimonio dell'autore del delitto presupposto che viene protetto attraverso il delitto di ricettazione. E quindi il bene giuridico è questo. C'è altra teoria che risale a Antorisè, se non sbaglio, che dice che in realtà c'è anche un altro interesse, l'interesse della giustizia. Cioè, con questo comportamento, secondo questo autore, sarebbe più difficile poi individuare l'autore del delitto presupposto. È stato però osservato giustamente che quando si fanno circolare questi beni, oggetto o frutto del reato, oppure che sono serviti a commettere il reato, in realtà non è che si pregiudica l'arresto, insomma, la detenzione, l'individuazione, ecco, di questi soggetti del delitto presupposto, ma semmai si facilita questo, perché questi beni andando in circolazione è più facile che vadano a finire nelle mani di persone che possono capire quello che è successo, magari fare una denuncia e così via. Soggetto attivo del reato. Chi è il soggetto attivo del reato? Beh, chiaramente chiunque. Quindi è un reato comune, non un reato proprio. Anche il proprietario che acquista una cosa sua che gli era stata precedentemente rubata, può essere ritenuto soggetto attivo del reato? Chiaramente no, non può essere lo stesso proprietario che rientra in possesso di una cosa sua. Questa è una cosa molto triste che si fa, comunemente detta cavallo di ritorno. Accade spesso, purtroppo, che magari una macchina, un'autovettura venga rubata e poi i ladri si contattano il proprietario dell'autovettura per farsi dare una somma e farsi restituire la macchina. Ovviamente chi fa questo, secondo me, non fa bene perché poi alimenta questo tipo di reato. Però sicuramente per ricettazione non può essere imputato, ritenuto responsabile di questo. Il reato presupposto, qua si dice. Fuori dei casi del concorso del reato, ah, questa è un'altra cosa importante, fuori dei casi del concorso del reato, non ci deve essere stato chi, come soggetto attivo del reato, non può essere lo stesso soggetto del reato presupposto o che ha concorso col soggetto attivo del reato presupposto, cioè non deve essere per esempio due ladri che rubano qualcosa e uno dei due poi la vende a qualcun altro. Questo qualcun altro sicuramente sarà il ricettatore, ma il ladro che vende o occulta questa cosa qua,
non può essere lui ritenuto ricettatore egli stesso, cioè perché si ritiene che questo comportamento sia un post factum non punibile, soprattutto per quanto riguarda poi l'occultamento della cosa rubata nel nostro esempio. Stavamo dicendo, sì, il reato presupposto. Andando a vedere il 648, si dice, fuori dei casi del concorso del reato, chi al fine di procurare a sé ad altri un profitto, acquista, riceve, occulta denaro, cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farlo acquistare, ricevere, occultare, eccetera, eccetera. Qua si parla di delitto. Quindi praticamente la provenienza illecita del denaro delle cose provengono proprio da delitto e quindi dobbiamo ritenere a esclusione delle contravvenzioni. Quindi la cosa che proviene invece illecitamente da una contravvenzione, non da un delitto, non dovrebbe rientrare nel 648. C'è chi dice che in realtà, se non sbaglio, Mantovani, che dovrebbe anche rientrare, il bene, insomma, che proviene, la cosa che proviene da una contravvenzione. Però il codice è preciso sul punto, parla di delitto. Del resto, se avessero voluto intendere, anche le contravvenzioni, si sarebbe fatto riferimento al reato in generale e non necessariamente ai delitti. Quindi il reato presupposto, secondo me, e secondo anche la teoria dominante, è un delitto e non una contravvenzione. Andiamo alle condotte tipiche. Si parla di acquista, riceve o occulta. Acquistare fa pensare alla compravendita. Quindi c'è apparentemente, perlomeno, perché questa compravendita sarebbe nulla proprio per l'illiceità dell'oggetto in questo caso, c'è stata una compravendita. C'è chi dice però no, non necessariamente una compravendita, anche un altro tipo di contratto e negozio giuridico. Però è una questione di scarsa importanza alla fine, perché il codice non parla solo dell'acquisto, parla anche della ricezione, acquista o riceve, quindi o l'hai ricevuto perché l'hai comprato, o l'hai ricevuto perché l'hai avuto incomodato, una cosa del genere, in locazione e così via, si parla di ricezione, quindi cambia poco alla fine. Più misteriosa è la cosa dell'occultamento, perché dice acquista, riceve o occulta, occulta. Ma se io una cosa l'ho acquistata e l'ho ricevuta e poi la occulto successivamente, perché ovviamente so che è di provenienza illecita, non è che il reato già l'ho consumato nel momento in cui sono entrato in possesso di questa cosa, che poi l'ho occulto cambia poco per l'esistenza del reato. Quindi sembra che sia stata messa in più questa l'occultare, sia un comportamento messo in più, però c'è chi non la pensa in questo modo qua. Alcuni autori ritengono che adesso mi sfugge il nome dell'autore, comunque un autore ritiene che in realtà la situazione sarebbe questa, cioè chi acquista il bene, per esempio, acquista in buona fede, quindi non sa che è di provenienza illecita. Poi dopo si rende conto che il bene è di provenienza illecita e avendo raggiunto questa consapevolezza, cosa fa? Per non farselo prendere, lo occulta. Potrebbe anche essere una cosa del genere, solo mi viene un dubbio su questo. Se la cosa è un bene mobile e è stata acquistata in base a un titolo astrattamente idoneo, secondo la regola dell'articolo 1153 del codice civile, l'acquisto in buona fede di un bene mobile fatto in base a un titolo astrattamente idoneo fa acquistare la proprietà a titolo originario. E la buona fede basta che esista nel momento dell'acquisto, non è necessario, poi che venga dopo, si venga a sapere com'è la situazione, non dovrebbe inficiare questa situazione. Quindi mi sembra strano che poi si venga a punire uno che poi è diventato legittimamente proprietario ai sensi dell'articolo 1153. Però comunque questa opinione, cioè tu eri in buona fede, poi vieni a sapere che rubate, la nascondi, potrebbe anche essere presa in considerazione, però sinceramente non mi convince manco tanto. Oggetto materiale. Qua si fa riferimento di denaro o cose. Denaro o cose, denaro o cose. Denaro o cose, vabbè, il denaro così, cose. Vabbè, cose, qualsiasi cosa si potrebbe ritenere, però mi sembra che nella ricettazione le cose come oggetto materiale del reato siano le cose mobili. Vedo difficile che oggetto della ricettazione possano essere le cose immobili, anche perché c'è tutta una disciplina della trascrizione del codice civile, insomma, che rende difficile immaginare una cosa del genere nel reato di ricettazione. Però è anche vero che il codice parla di cose, senza specificare che se siano cose mobili o cose immobili. E poiché il reato può essere qualsiasi, il delitto può essere qualsiasi, potrebbe essere anche frutto di usura, frutto di estorsione e così via. Quindi non è da escludere che le cose possano essere anche le cose immobili. Il dolo, e qua entriamo in un'altra situazione. Il dolo è specifico perché si tratta di procurare a sé ad altri
un profitto. Non si parla di ingiusto profitto, anche se vedo difficile che il profitto non possa essere ingiusto in questi casi. Comunque il profitto può essere anche di carattere non patrimoniale. Il dolo è la consapevolezza, insomma, di acquistare cose di provenienza illecita, proprio stringiamo al minimo, o di fare l'intermediazione per queste cose. Benissimo, però spesso come si realizza questo reato di ricettazione? A volte il soggetto attivo del reato sa perfettamente che le cose sono di provenienza illecita. Abbiamo già visto, non c'è bisogno che sia stato fatto un processo, che il soggetto che ha fatto il delitto di provenienza illecita, che abbia fatto il delitto presupposto sia imputabile, sia punibile, oppure per esempio sia stata presentata una querela. Questa cosa l'abbiamo visto tutto quanto. Bene. Se il soggetto attivo del reato di ricettazione è perfettamente cosciente della cosa, va bene. Altre volte però invece ci sono una serie di indizi che fanno ritenere una cosa di questo genere, e se questi indizi sono gravi, precisi e concordanti e il ricettatore, chiamiamolo così, è a conoscenza di questi indizi, non è che li ha ignorati colposamente, allora anche qua sicuramente c'è un dolo e c'è un dolo diretto. La cosa si complica per quanto riguarda però il dolo eventuale. Perché nel dolo eventuale, sostanzialmente nella mente del, per esempio, dell'acquirente, si affaccia il dubbio, cioè lui capisce che c'è qualcosa che non va e non sa se la cosa è o meno di provenienza illecita, però a un bel momento si risolve ad acquistare. Per molto tempo si è negato che ci potesse essere esistenza del dolo eventuale in questi casi qua, ma la Corte di Cassazione ultimamente ha stabilito che anche nella ricettazione ci può essere il dolo eventuale, e in fondo è sacrosanto, perché il soggetto attivo del reato capisce, c'ha un dubbio, ma dice a se stesso, vabbè, potrebbe anche essere di provenienza illecita, ma io la prendo lo stesso. Quindi mi sembra difficile negare il dolo eventuale. La consumazione. Quando si consuma questo reato? Col trasferimento del bene, quindi con il possesso, e si ritiene ammissibile anche il tentativo, e si ritiene in questo caso qua anche nella sola intermediazione ci può essere riposito il tentativo senza che poi dopo ci sia il trasferimento del possesso. C'è un problema relativo a questo articolo di ricettazione, c'è il rapporto con la contravvenzione dell'articolo 712, che vediamo in realtà è molto simile alla ricettazione, però è una contravvenzione, non è un delitto, ma cambia poco per quanto ci riguarda. Che dice il 712? Acquisto di cose di sospetta provenienza, quindi sarebbe quello che normalmente è detto incauto acquisto. Allora dice, chiunque senza averne prima accertata la legittima provenienza acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che per la loro qualità o per la loro condizione o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo si abbia motivo di sospettare che provengono da reato è punito con l'arresto fino a 6 mesi con l'ammenda non inferiore a 10 euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose indicate senza averne prima accertata la legittima provenienza. Guardar bene in fondo è quasi uguale alla ricettazione. Certo, qua si parla di reato, là si parla di delitto, qua c'è qualche comportamento che non c'è nella ricettazione, anzi non c'è il comportamento, per esempio non c'è l'occultamento, benissimo, però sembrano proprio simili. Allora qual è la differenza? Beh, la differenza è che qui il soggetto agisce colposamente. Certo, nel momento in cui c'è il motivo di sospettare e il soggetto, praticamente, l'agente, chiamiamolo così, ha motivo di sospettare ma non è certo della cosa, la differenza fra questo tipo di contraddizione, cioè l'incauto acquisto e la ricettazione diventa davvero complicata, perché abbiamo visto che adesso nella ricettazione si ammette il dolo eventuale e nell'ipotesi della contravvenzione dell'articolo 712 in fondo c'è un motivo di sospetto, c'è un motivo di sospetto. Quindi una volta ammesso il dolo eventuale nella ricettazione, la differenza rispetto all'articolo 712 diviene abbastanza limitata. Però nell'articolo 712, secondo me, per trovare una differenza che sia netta anche con la ricettazione con dolo eventuale, c'è una situazione di colpa. Secondo me c'è una situazione in cui ci sono degli indizi che fanno pensare, per i motivi a cui fa riferimento l'articolo 712, che il bene sia di provenienza illecita, ma il soggetto non ne tiene conto, quindi colposamente non ne tiene conto, e quindi fa questo acquisto così, leggero.
Poiché la ricettazione può essere solo dolosa e non certo colposa, quando abbiamo invece un acquisto tipo ricettazione, ma che è stato fatto colposamente, nonostante che ci siano delle situazioni che possono far sospettare una provenienza illecita, non avremo l'ipotesi della ricettazione, ma avremo l'ipotesi dell'incauto acquisto, ex articolo 712.